Benvenuti cari amici alla 465esima conferenza di formazione militante a cura della comunità politica ed umana della CAP dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Prima di iniziare alcuni avvisi, la prossima conferenza si terrà probabilmente settimana prossima o giovedì o venerdì e sarà la 466esima. Le conferenze proseguiranno regolarmente fino all'ultima settimana che precederà il Natale. Vi preannuncio che ce ne sarà una tenuta da Silvio Andreucci e dedicata al personalismo di Mounier, un'altra dell'amico Giovanni Morra dedicata ai filosofi reazionari del Novecento, che è una tesi che sta facendo in statale, dedicata quindi a Marcel Descartes e ad altri filosofi reazionari e Gustave Thibon. Altri filosofi reazionari del Novecento, della seconda metà del Novecento, e poi probabilmente ce ne saranno anche altri. Forse Roselli farà una conferenza prenatalizia, ipotizzo, vero? Oggi invece abbiamo un evento da festeggiare, perché il 15 di novembre del 2007 si teneva la prima conferenza di formazione militante qua all'Università Cattolica. Le annali ci raccontano che. E quindi festeggiamo 10 anni di conferenze. Non solo, ma festeggiamo anche 15 anni di conferenze, perché come ci raccontano gli annali, nel 2002 fu tenuta, nel dicembre 2002, la prima conferenza dell'allora MUP dedicata alla figura di Don Davide Albertario, giornalista cattolico lombardo, arrestato dai Savoia nel 1898 dopo i morti di Milano e condannato a 2 anni di carcere. E conferenza che fu dedicata alla sua figura e tenuta da vari relatori, tra cui anche Don Ricossa, e altri sacerdoti tradizionalisti che parlarono in quell'occasione. Quindi è un decennio e un quindicennio di conferenza. Non a caso il titolo della conferenza di oggi è 10 anni di formazione militante, bilanci e prospettive. Non poteva mancare con noi oggi il reggente emerito della comunità antagonista padana, professor Luca Fumagalli, oltre che caro amico, e che tiene con me questa breve conversazione per festeggiare questi 10 anni di conferenza. Quindi è un po' una pausa rispetto alle conferenze tematiche che facciamo di solito per fare una specie di breve bilancio e per trasmettervi anche i nostri sentimenti in un'occasione così festosa e fausta per noi. 10 anni fa abbiamo iniziato queste conferenze perché, lo ricordo al nostro pubblico che ci ascolta e anche al pubblico dei presenti, che ringrazio, perché l'Università Cattolica ha proibito sostanzialmente di fare conferenze con relatori esterni scomodi, imponendo una cosa molto semplice, che ci fosse un professore della Cattolica che avallasse presente alla conferenza l'evento. Questo ci impediva praticamente di fare conferenze su qualunque tema, dato che i nostri relatori erano scomodi, impresentabili a vario titolo, comunque un po' poco accademici, nessun professore avrebbe mai voluto patrocinare conferenze nostre, quindi sarebbe esposto alle critiche da parte della pubblica opinione o anche alla critica da parte dell'Ateneo. Ricordo che facciamo parlare nel 2006 l'ultima conferenza bella che facciamo prima del ciclo, Maurizio Blondet, che parlò sul complotto dell'11 settembre, che già all'epoca era una cosa abbastanza osé dal punto di vista della tematica. Da allora ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti come possiamo continuare a parlare di cose che amiamo, come possiamo continuare a fare conferenze e formare un po' le persone che sono qui a temi interessanti d'attualità. Abbiamo utilizzato un escamotage che la Cattolica ci offriva, cioè il fatto che gli studenti si tengono delle conferenze e non devono chiedere particolari permessi, perché sono studenti del nostro Ateneo. E da allora abbiamo tenuto 465 conferenze. Coglierò l'occasione, spero, a quest'estate, quando arriveremo alla 500esima, a Dio piacendo, per ringraziare tutti i tantissimi relatori. Li abbiamo contati, sono circa una quarantina di persone che sono alternati in questi anni, già alcuni molti già laureati, padri di famiglia, e che hanno contribuito con noi, studiando, a fare queste conferenze. Perché il bello di queste conferenze è che sono fatte da studenti. Quindi sono studenti che devono, o per formazione personale, o studiando per l'occasione, approfondendo anche per un certo periodo, si preparano a fare queste conferenze. Quindi un'occasione di formazione extracurricolare per noi che siamo qui e un'occasione anche per far imparare la gente a parlare.
Ricordo con molto affetto la prima conferenza che Luca Fabagalli tenne qua parecchi anni fa, dedicata alla guerra civile americana e all'elogio dei sudisti, dove il mio relatore era piuttosto acerbo nell'esposizione, mi si passerà l'espressione. E da allora poi ha acquisito alcune capacità retoriche fino a diventare un professore di scuola, insomma, dovendo parlare vita natural durante, insomma. Ricordo la fatica anche di preparare quella conferenza, mi pare di ricordare. Per cui è anche una scuola di retorica, una scuola di organizzazione mentale, una scuola di preparazione e un modo per formarsi. Ed è offerta a tutti all'Università Cattolica, a tutti quelli che vogliono ascoltare. E vi assicuro, non sono molti, perché sarebbe falso e stupido se vi dicessi che queste conferenze hanno avuto una grande frequentazione di popolo, però quei pochi che sono venuti, diciamo così, ne hanno tratto sicuramente giovamento e hanno spesso imparato qualcosa di nuovo, hanno avuto stimolo per leggere qualcos'altro, per approfondire o anche per dare uno sguardo diverso sulla realtà. Adesso cedo la parola a Luca Fumagalli, all'amico Luca Fumagalli, perché voglio che magari dica anche lui un po' qual è la sua visuale su questa iniziativa che credo sia abbastanza unica negli Atenei italiani, di lingua italiana, per usare l'espressione che usiamo noi. Non perché vogliamo vantarci di aver fatto qualcosa di strano, ma perché, per così dire, ci è sembrato che fosse la cosa più utile che potessimo fare. Prego. Sì, no, è sembrata la cosa più utile che potessimo fare ed è effettivamente stata utile, nel senso che tu hai accennato alla mia prima conferenza sulla guerra civile americana, e infatti ci stavo pensando mentre tu parlavi, davvero come in tutti questi anni l'esperienza delle conferenze di formazione militante siano servite tantissimo, ma non solo per appunto incrementare le capacità retoriche, come tu dicevi, piuttosto che la conoscenza rispetto a determinati argomenti, ma secondo me la cosa più interessante è stato proprio il fatto che queste conferenze alla lunga si sono rivelate delle conferenze di formazione, diciamo, umana proprio. Perché dal punto di vista dei contenuti è evidente, in tutti questi anni tante delle conferenze che ho sentito non me le ricordo più, nel senso che ovviamente si sono consumate così tante parole che alcuni passaggi, alcuni momenti particolari sono ancora impressi nella mia memoria, altri invece no, ormai sono passati. Quindi questa cosa potrebbe far sembrare apparentemente questo esperimento tentato un qualcosa di fallimentare, perché se non rimane. Invece cos'è che rimane? Cos'è che alla fine di tutto questo, di tutta questa iniziativa merita di essere conservato e trattenuto? Quello che dicevo, cioè l'esperienza davvero di formazione umana, la cosa che ti insegnano, che mi hanno insegnato queste conferenze è innanzitutto uno sguardo, un approccio rispetto alla realtà. E si sostanzia in due aspetti. Il primo, che è un po' banalotto, però è giusto sempre ripeterlo, il desiderio di andare oltre. Cioè il desiderio di non accontentarsi mai delle risposte facili, delle risposte scontate, delle risposte anche più digeribili da un certo punto di vista, più comode, insomma. E dall'altra parte, che questo però grazie al cielo è già abbastanza parte del mio DNA con tutti i pro e i contro, quello di non volersi uniformare, cioè di cercare sempre, anche rispetto a problemi che sono sotto l'occhio di tutti, sotto l'attenzione di tutti, trovare sempre una risposta che non fosse appunto scontata, che non fosse già di pubblico dominio, nel senso che non fosse volgarizzata, ma che cercasse appunto con originalità di affrontare la questione direttamente dalle radici. Giusto appunto stamattina con i miei ragazzi di prima stavamo parlando un po' del valore della storia, no? E anche lì si diceva, perché li stavo interrogando, era il primo giro di interrogazioni sui nuovi argomenti, e quindi quando i ragazzi finivano di rispondere io magari facevo qualche commento anche così per ripassare un po' tutti insieme, e dicevamo proprio: ma pensate alla storia, qual è il valore della storia, perché la studiamo? Se fosse solo memorizzare fatti, date, situazioni, bisognerebbe smetterla immediatamente, perché sono sicuro, ma è così per tutti, anche per me, che già l'anno prossimo tanti fatti che abbiamo studiato quest'anno ce li siamo dimenticati tutti. Allora,
merita di essere studiata comunque? È un fallimento la storia studiata in questo modo? Assolutamente no, perché non è tanto la singola nozione, la singola data, il singolo fatto che merita di essere ricordato, ma quello che insegna la storia, anche, ancora una volta, lo sguardo, con un'espressione che mi piace molto, uno sguardo sulla realtà, un approccio alla realtà, la capacità anche banalmente di prendere informazioni e saperle mettere insieme, saperle collegare. Si fa quell'esempio sempre piuttosto detestabile del rapporto causa-effetto, però insomma, volendo ricitare questa cosa, ritorna ancora una volta. Le conferenze di formazione militante per me sono state questo, cioè appunto più che le nozioni in sé, che ripeto, tante cose ovviamente le abbiamo dimenticate, quello che ha insegnato è un metodo, e metodo ricordiamo che vuol dire strada. E se, ricicciando diciamo una metafora letteraria piuttosto diffusa, quella appunto della vita come strada, capite bene che non stiamo parlando di bazzeccole, anzi di una cosa che è centrale nell'esistenza di tutti. E sono convinto, e qui poi ricedo la parola a Pierre, che le conferenze di formazione militante, tra l'altro, parentesi, la parola formazione è molto bella, molto affascinante, a me un po' biblicamente viene in mente proprio la cenere, il mucchietto di cenere che piano piano prende le sembianze, la forma di un uomo, progressivamente perfezionabile di uomo. Dicevo, e le conferenze di formazione militante mi hanno proprio lasciato un segno, e se oggi sono quello che sono, tanto lo devo a queste conferenze, tanto quelle ascoltate, tanto quelle anche preparate che ho dovuto tenere io. E per esempio in tutti questi anni, in tutti i vari ambiti che abbiamo toccato, perché si parlava davvero di tutto lo scibile umano, e non si esagera con questa definizione, per esempio anch'io ho trovato una mia strada, ho trovato una mia vocazione, appunto insegno letteratura, insegno storia, ma ho scoperto dentro queste cose che forse la cosa che più mi piaceva era la letteratura inglese piuttosto che quella italiana, in particolare poi appunto, insomma è da anni che lo faccio, gli autori cattolici inglesi. E anche lì, per esempio, il fatto che c'è questa nicchia di sapere, diciamo, di cultura, che in Italia sia praticamente inesplorata, molto probabilmente, non lo so, però l'esperienza delle conferenze di formazione militante non mi hanno fatto spaventare, insomma, non mi hanno gettato nel panico di dire, santo cielo, andiamo ad aprire uno scrigno, ma chissà cosa troveremo dentro, forse è meglio lasciarlo chiuso, no, anzi, mi hanno permesso di tuffarmi, di gettarmi a capofitto. Anche qui, con tutti i guadagni e le perdite, tra virgolette, con tutti i pro e contro, con tutte le pacche sulle spalle e le sberle che ho preso. Però ne valsa davvero la pena, e appunto si continua. Ricordiamo che nel 2010 hai fatto qua la tua prima conferenza su Benson, sul padrone del mondo, questo romanzo ucronico dedicato appunto alla specie di dittatura mondialista che in un futuro avrebbe distrutto l'identità e il cattolicesimo nel mondo, da cui poi hai tratto il tuo primo libro, la biografia dell'autore, per cui è stato qui che è nato quel libro, come anche per me l'unico, per fortuna, libro che ho scritto in vita mia, perché da anni spero di non farne più, che ho Porte til un regnare, l'ho scritto per metà traendolo dalle conferenze che avevo ascoltato qui, perché parliamoci chiaro, quel libro, nella parte dove criticava il risorgimento e l'aspetto nazionalistico del fascismo, lo tratto da queste conferenze qua in Cattolica. È vero, sono nate queste conferenze in un'epoca in cui c'era un certo pullulare di idee. Qualche anno fa c'era un po' il nascente rosso-brunismo, c'era un po' di desiderio di fare. Negli anni, in questi 10 anni, è cambiato tutto, cioè questo desiderio si è un po' spento. È finita un po' l'epoca delle grandi ideologie o delle grandi passioni, tramontata definitivamente, sostituita un po' non dai populismi, ma magari da certi velleitarismi un po' alla Grillo, mettiamola così, che lasciano un po' il tempo che trovano. Non solo, ma all'amore per la cultura e andare oltre il velo di Maya delle semplici verità trasmesse dai media di oggi, è subentrato un complottismo d'accatto che ha preso possesso del web in una maniera spaventosa,
che tra scie chimiche e rettiliani e quant'altro ha sfigurato qualunque tipo di ragionamento, diciamo così, che volesse andare un po' oltre il sentire comune. E in questi anni, devo dire, sta un po' tramontando anche quello, perché ormai, per così dire, la moda è passata anche di quello. Però in questi anni abbiamo visto come non si deve fare cultura e cultura accademica. Non si deve fare, innanzitutto, basandosi sul sentito dire, ignorando le fonti, non si deve fare traendo conclusioni arbitrarie dall'analisi dei fatti, non si deve fare scambiando dettagli con l'essenziale e vedendo complotti dove questi complotti, congiure, cospirazioni, dove non vi sono. Come dico sempre io, se la macchina non mi parte alla sera quando arrivo al parcheggio, non è perché il Mossad mi ha guastato il motore, è semplicemente perché il motore non va. E questa è la regola base. Siamo veramente convinti che la storia passi attraverso delle congiure che sono, prima che politiche, intellettuali. Il Zeitgeist, lo spirito dei tempi, porta alle rivoluzioni, congiura perché vi siano le rivoluzioni. Le rivoluzioni sono permanenti e devastanti, e poi come una macchina, come un Saturno che divora i suoi figli, continuano a divorarsi continuamente. Però non è così che si fa cultura. Non si è così di fare cultura accademica. E uso l'aggettivo accademico, lo dico anche per tutti i presenti, nel senso più vero del termine. Perché esiste una cultura accademica che invece è sterile, inutile, vana e disonora l'università. Cioè una cultura accademica che si occupa semplicemente di studiare frammenti, settori, piccoli spazi, che si riduce semplicemente a analizzare il francobollo e perde completamente lo sguardo d'insieme, e dice che lo sguardo d'insieme non esiste, non è possibile, perché questo sarebbe un arbitrio, sarebbe non accademico, non scientifico. Non è vero, non è vero. Sappiamo benissimo che questo sguardo d'insieme è possibile ed è eminentemente scientifico se si sanno leggere i fatti, se si sanno trovare le domande a delle risposte che ci sono e le risposte a delle domande che ancora qualcuno non ha posto. Questa è la scienza, e la scienza è questa, l'università, questa dovrebbe essere l'università, soprattutto nelle facoltà umanistiche. Ovvio che nelle facoltà tecniche ovviamente c'è una tecnicità che è ineludibile, ma in quelle umanistiche questo dovrebbe essere. E qua, anche da noi, all'Università Cattolica, molto si è perso di questa cosa, anzi proprio non si vuole fare. Sappiamo benissimo che c'è un professore qua in Cattolica che, di fronte a una conferenza sulla letteratura italiana e la massoneria dell'Ottocento, ci ha detto di non avere mai trovato rapporti tra le due cose. Che è un po' come dire che a Venezia non c'è l'acqua, se posso dire. E un professore è un professore di letteratura italiana. Eh? Credo che ci fosse anche tu quella volta. Per cui, no, questo non è università. Questo è un sapere libresco, che si rifà solo ai manuali, e dei manuali fa un totem. Sì, no, anche perché prima si insisteva su queste conferenze sull'elemento di formazione. Non dobbiamo dimenticarci l'altra metà del cielo, cioè di formazione militante. Quindi è un po' il discorso che facevi te, cioè tutto quello che noi diciamo, tutto quello che noi leggiamo, tutto quello che noi sperimentiamo ha un valore solo se si può reinvestire nel rapporto con la realtà, nell'impegno quotidiano con la realtà, che appunto è la dimensione di militanza che tu accennavi. Completo il tuo discorso dicendo una cosa, appunto, che inevitabilmente, per come siamo fatti noi uomini, perché abbiamo mille impegni, anche solo per lo scarso tempo a disposizione, nonché ovviamente le limitate capacità, ovvio che ognuno di noi è chiamato in qualche modo, proprio per evitare certe dabbenaggini un po' da superficiali o da tuttologi del web. Tuttologi del web. Sì.
dove appunto si pretende di mettere bocca su qualsiasi questione senza una reale competenza, è chiaro che uno si specializza poi effettivamente su il suo metro quadrato di conoscenza, però proprio per evitare che questo metro quadrato di conoscenza diventi qualcosa di sterile, non bisogna fermarsi lì. Ma la competenza, la capacità acquisita su quel particolare deve diventare in qualche modo una chiave di lettura per rilanciare sulla realtà a 360 gradi. Faccio l'esempio su di me perché viene più facile, non per decantare le mie qualità che sono ben scarse. Però, per esempio, appunto, il mio amore per la letteratura inglese non è fine a se stesso. Lo dimostra il fatto che uno, anche se mi togli tutti i libri della letteratura inglese, grazie a Dio vivo lo stesso tranquillamente. Non è quello il mio orizzonte esistenziale, per quanto ami tantissimo quell'ambito, evidentemente. E due, perché l'amore per questa letteratura, per esempio, ma può essere l'amore per mille altre cose, per la storia, per altre letterature, per l'analisi politica, per la militanza proprio con le bandiere in piazza, eccetera. Quindi un particolare della nostra esistenza che ti rilancia sull'orizzonte esistenziale, quello vero, quello più ampio possibile. Quindi per me, per esempio, la letteratura inglese è un modo attraverso il quale capisco, comprendo, cerco di analizzare al meglio la realtà. A me viene facile perché sono le cose che amo, a me viene facile attraverso la letteratura perché sono le cose che amo. Gli altri possono avere mille altri sguardi, mille altre lenti per indagare la realtà, ma l'obiettivo ultimo deve essere la realtà, altrimenti si finisce come dicevi te, scie chimiche, rettiliani, citiamo Gabbani, pachidermi e pappagalli, cioè quelle robe lì, insomma. Le nuvole. Ed è un po' il rischio che c'è stato anche, diciamo, tra mille virgolette nel nostro ambiente, che c'è tuttora. E credo sia anche un indice di scarsa serietà, perché poi appunto, cioè, ci sono, penso, conferenzieri piuttosto che intellettuali, anche se è una parola che detesto, di vaglia, di grande capacità e indubbia competenza rispetto ad alcuni ambiti. Eppure accanto a questi abbiamo sperimentato in questi anni un mondo dove la cialtronaggine è all'ordine del giorno. Infatti, appunto, come dicevi te, basta aprire certe pagine web che ti viene la pelle d'oca, cioè ti verrebbe voglia di buttare a mare tutto quello che si è costruito in questi anni davanti a certe follie che si sentono. Poi, appunto, fai memoria e ti rendi conto che comunque, come sempre nella vita, in mezzo a tutto il ciarpame, in mezzo a tutta la spazzatura, c'è sempre un qualcosa che merita di essere salvato. E forse anche questo è un altro aspetto, interessante delle conferenze di formazione militante, cioè quell'idea per cui appunto il sapere è una chiave per, non dico vivere meglio la realtà, perché boh, mi sembra un po' da oratorio come frase, però una chiave per capire meglio le cose che accadono intorno. E a me viene abbastanza facile, per esempio, il parallelo con la fede, no? Col cristianesimo, dove appunto, no? Cioè, o il cristianesimo cambia l'uomo, o altrimenti serve a poco. Stessa cosa sono state un po' le conferenze di formazione militante in questi anni, perché pensando anche a tutti i nostri amici, tutti quelli che hanno vissuto o da spettatori o da conferenzieri questa esperienza, in qualche modo ne sono usciti cambiati. Poi magari hanno scelto altre vocazioni, altre strade, tanti dei nostri amici ormai sono sparsi in Il lato mezzo. oscuro della forza, no? Sì, no, ma senza arrivare a quegli eccessi, però magari adesso sono sparsi in mezzo mondo, Sì, hanno però non vite, so. però sono convinto che il seme di quello che c'è stato in qualche modo sia sempre con loro. È vero. E che alcune scelte, alcune decisioni che hanno preso, forse magari inconsapevolmente, ma avevano il profumo Questa di vita. questa esperienza. Ed è la cosa appunto più bella, poi al di là delle nozioni, al di là dei dati, al di là dei nostri particolari con cui ci riempiamo le ore, proprio questo fattore di crescita umana, di formazione che ti lancia sulla realtà, che io parola che su continuo a insistermi, mi rendo conto quasi ossessivamente, ma credo che sia la sfida decisiva.
perché a volte il rischio, come tu dicevi, a volte, anzi, mi sembra sempre più crescente questo rischio di perdere di vista la realtà, di non rendersi conto con che cosa si ha a che fare, insomma. Infatti, certe scelte, certe uscite, certe strategie anche messe in atto ti fanno ben capire che, insomma, si sta perdendo proprio un rapporto. Cioè, il rischio vivere nelle catacombe è una cosa anche che ha il suo fascino, Ne siamo ma esperti, e noi direi. siamo E esperti, questa è una siamo pur esperti. coloratissima, è pur se e Sì, pure a secondo piano, è pur sempre una catacomba. siamo anche forse, non so, mi viene più facile, sarà così, reminiscenze di quando ero bambino, ma mi vengono in mente le fogne delle tartarughe ninja, no? Una roba del genere. Noi forse più che da catacombe siamo da fogne con le tartarughe ninja, ma il fascino di poterti temprare, di giocare appunto su questa alterità che ti rende anche immune rispetto a certe vulgate diffuse. Dall'altra parte il rischio però è quello di autoconfinarsi in un Alcazar che però diventa una bolla di sapone, non diventa più la fortezza a difendere nei confronti del nemico, ma una bolla di sapone in cui baloccarci, in cui parlare tra noi, in cui confrontarci, ma senza una possibilità di incidere veramente sulla realtà. Non so, questa è un po' l'idea che. È vero, cioè il rischio è quello appunto dell'isolamento, e lo sappiamo benissimo perché lo viviamo quotidianamente questo rischio, però direi che è un rischio calcolato, per citare un sito, nel senso che è un rischio che va corso, ma non mi pare che nessuno di noi non abbia una vita propria, anche dei rapporti esterni. Come dicevi tu bene, questo posto lascia sempre un segno, sia che lo si viva, sia che lo si rinneghi. Ma questo posto lascia un segno perché le così tante idee che sono qua si imprimono sulla pelle ben più dei tatuaggi dei nostri calciatori sconfitti, piuttosto che, capito, piuttosto che delle cose epidermiche. Una volta andai a una conferenza dove si diceva, c'era una grande scritta che diceva il saper rende liberi. Ed è una conferenza anche bella perché è un po' revisionista, però io credo che sia ancora di più che la verità che rende liberi, per citare qualcosa. E qui si vorrebbe modestamente far respirare un po' di questa verità e di queste verità, che come sappiamo sono un po' anche confliggenti tra loro perché c'è una complessità anche della realtà che è irriducibile, però è così. Se la dimensione veritativa si perde in un'università, nello Stato Ateneo, diventiamo nient'altro che un'odiosa fabbrica del nulla, quello che in fondo rischia sempre di diventare la nostra povera Università Cattolica. Un tragico e puzzolente liceo a cielo aperto, quando invece doveva essere creare degli uomini, e uomini liberi, nel senso più alto del termine, perché uomini liberi ce ne sono in giro già fin troppi, ogni giorno, e fanno piuttosto pena. Intendo uomini liberi che abbiano la percezione, come ho detto già un'altra volta, di avere un'anima immortale e dei doveri, e dei doveri che questo comporta dal punto di vista della vita. Sì, e tra l'altro, bravo, così anche un po' per tirare le fila del discorso e chiudere un po', mi viene in mente che giusto un paio di sere fa sono andato a un incontro dove chi parlava ha detto una frase che mi ha colpito molto e diceva sostanzialmente come si giudica la vita di un uomo, la qualità della vita di un uomo. E la risposta era dalla qualità delle domande che si pone. E devo dire che un po' questi anni di CAP, questi anni di conferenze di formazione militante, a tutti noi, chi più, chi meno, chi di striscio, chi in pieno, sono servite proprio per alzare la qualità delle domande che ci siamo posti. Magari siamo partiti appunto dall'interesse storico o dall'interesse religioso, magari solo per dettagli particolari o dall'interesse in mille altre discipline, ma forse le conferenze di formazione militanti più belle c'è stata anche solo la frequentazione quotidiana tra noi, più che le parole spese, no? Si dice solitamente che vale più un gesto di mille parole, quindi anche solo questa dimensione comunitaria, diciamo, tra virgolette, questa
questo stare insieme tra di noi, questo anche discutere, confrontarci, e mi ricordo confronti benevoli, ma anche a volte confronti dove si litigava. Mi ricordo una volta che stai spaccando anche un computer. Ah sì, ti ho lanciato un computer. Sì, sì, sì. Quindi insomma anche scontri accesi, però tutto questo è servito in qualche modo ad alzare l'asticella del nostro essere uomini. Cioè, per quanto facciamo schifo come tutti gli uomini, intendiamoci. Anzi, siamo un anti-elite, come sì, dice qualcuno. Sì, però forse è servito anche a questo, cioè a renderci consapevoli che essere uomini vuol dire, cioè, una responsabilità grossissima, ed è l'obiettivo forse di tutta una vita. Ed è stato questo, questi 10 anni sono stati questo sostanzialmente. Ricordiamo poi che tra questi 10 anni uno dei frutti più belli e più duraturi è stata la casa editrice, l'edizione Radio Spada, il blog che abbiamo fondato nel 2012, tutte cose che senza queste conferenze non sarebbero mai nate. Perché? Perché queste conferenze hanno spinto delle persone a voler osare di più, a voler lasciare un segno. Come dissi in un'intervista che ha avuto una breve durata, ma che prima o poi tornerà alla luce, visto che è stata censurata questa intervista, l'abbiamo fatto per un semplice motivo, perché nessuno lo faceva. Non ci sono altri motivi in questa cosa. Non perché volessimo la gloria, anzi perché la gloria è piuttosto remota, o volessimo delle autosoddisfazioni edonistiche, o perché fossimo degli eterni adolescenti alla ricerca di strane soddisfazioni. No, quello sempre. Sempre. Eterno adolescente sempre. Ma perché nessuno l'avrebbe fatto. E quindi vorrei che si dicesse, quando si scriverà la storia di questo secolo, che in cattolica, in quegli anni, qualcuno ha detto no. Qualcuno ha non solo ha detto no, ma ha motivato questo no. E ha dato i fondamenti culturali, dottrinali, religiosi, per dire no alla decadenza, alla devastazione dei tempi che viviamo. E vorrei che si raccontasse che questo posto è esistito e che c'erano delle persone di buona volontà che, utilizzando anche i loro poveri mezzi culturali, hanno fatto più di 400 conferenze. Vorrei che questo rimanesse. A me basta soltanto quello. Io direi che abbiamo detto a sufficienza, il nostro pubblico è più che soddisfatto, spero che sia soddisfatto, se non è soddisfatto pazienza, ce la faremo una ragione, e l'appuntamento quindi sarà per la prossima conferenza, che sarà la prossima settimana. Quella che avete ascoltato era la 465esima conferenza di formazione militante a cura della comunità antagonista padana dell'Università Cattolica. Vi hanno parlato Luca Fumagalli e Pier Giorgio Seveso. Viva il Sacro Cuore!